Il ricordo del giudice Antonino Scopelliti, assassinato il 9 agosto 1991 a Campo Calabro, tratteggiato dalla figlia Rosanna, è stato il momento centrale della giornata di memoria e di impegno contro le mafie, ispirata alla manifestazione di Libera del primo giorno di primavera, organizzata da Salvatore Magarò, che dopo aver guidato per 5 anni la Commissione regionale contro l'Andrangheta, anche quando la legislatura è finita, ha proseguito il proprio impegno nelle attività di promozione della legalità e delle buone pratiche attraverso una serie di iniziative inaugurate in qualità di rappresentanti istituzionali e proseguiti alla guida dell'associazione Più di 100. Ce l'ho nel cuore questa battaglia di contribuire a sconfiggere e a debellare questo fenomeno. Tra gli ospiti anche Biagio Politano, giudice della Corte d'Appello di Catanzaro, e Anna Maria De Luca, dirigente scolastica ed autrice del libro Nel cuore di chi resta, e Monsignor Giuseppe Satriano, vescovo di Rossano Caviati. Credo che oggi la Chiesa possa, mettendoci la faccia, sapendo condividere, creare percorsi in cui si restituisca speranza e io aggiungo dignità alle persone. Nessuno parla di 'ndrangheta in questa nostra regione, non se ne è parlato neanche durante la campagna elettorale, nessuna forza politica, nessun candidato ha messo la legalità come primo punto della loro azione. È importante che fioriscano iniziative come quella che ci ha visti i protagonisti oggi e che ci sia appunto quella consapevolezza e quella voglia comunque di reagire non solamente a livello istituzionale, perché quello è giusto ed è doveroso, ma anche a livello di cittadini, riuscire a trovare il coraggio nel quotidiano di dire no alle mafie. Salvatore Bruno per la CNews 24.